Sono trascorsi 22 giorni da questo incendio a Centocelle. Le tre sorelle di etnia Roma, Elisabeth, Angelica e Francesca Lilovic, morirono carbonizzate mentre dormivano nel camper dove vivevano con la famiglia. Da subito gli inquirenti hanno seguito la pista della faida tra famiglie Rom e oggi un Rom è stato fermato. A Torino, vicino alla stazione ferroviaria Lingotto, a 700 km da Centocelle. Per il momento Seref Seferovic, 20 anni, gravemente indiziato di essere responsabile del triplice omicidio, avrebbe dato alle fiamme il camper per vendere a causa di contrasti maturati qui nel campo nomadi di Via Salviati, che la famiglia Lilovic aveva da poco lasciato per andare a vivere proprio nel camper parcheggiato all'esterno del centro commerciale Primavera. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma secondo fonti investigative Seferovic sarebbe lo stesso ragazzo arrestato a dicembre per il furto della giovane cinese Zhang Yao, morta investita da un treno mentre inseguiva i suoi tre scippatori in zona Tor Sapienza, sempre a Roma. Il ragazzo aveva patteggiato una condanna a 2 anni di reclusione, ma sarebbe tornato libero dopo un periodo di detenzione ai domiciliari. Sarebbe stato rintracciato grazie agli spostamenti della sua compagna. La donna ieri ha raggiunto Genova dalla Sardegna e si è messa poi in viaggio verso Torino, dove ha incontrato Seferovic, subito riconosciuto e fermato dalla polizia.